Ieri cerimonie in tutta la Calabria per celebrare il 73° anniversario della liberazione. Operazione Ciclope, arrestate 17 persone tra Crotone e Verona dalla Guardia di Finanza per frode fiscale. Inaugurata a Catanzaro la 6ª edizione del Master Universitario di primo livello in gestione dell'infortunio nell'atleta. Un cordiale saluto gentili telespettatori, benvenuti a questa nuova edizione dell'informazione di S1TV. Apriamo con le celebrazioni del 25 aprile, cerimonia in tutta la Calabria ieri per celebrare il 73° anniversario della liberazione. Le iniziative hanno registrato una significativa partecipazione della cittadinanza. L'importanza della ricorrenza è stata sottolineata dal prefetto di Catanzaro Francesca Ferrandino nel corso della manifestazione svoltasi nel capoluogo. Vediamo. La generazione mi auguro che abbia un lunghissimo seguito, che non si ferma mai. Mi auguro che i giovani capiscono quello che abbiamo fatto, il sangue che hanno versato i nostri ragazzi. La gente ancora si porta delle ferite addosso per dare la libertà all'Italia. Abbiamo liberato l'Italia dai nazifascisti. Se non fosse stato per noi, avremmo avuto ancora i tedeschi ad occupare solo italiano, che non sarebbe stata una cosa simpatica. Io l'ho subita, l'angheria dei tedeschi. Con quale angheria, con quale spavalderia poi ci trattavano? Ci trattavano come animali. Eravamo dei cittadini di serie C, secondo loro. Se fossero rimasti in Italia saremmo stati dei poveracci noi. Noi abbiamo avuto la forza, no? Io avevo 19 anni. Ma è un fatto storico ed umano, ci coinvolge tutti. Non siamo svincolati da nulla. Oggi sono presenti per l'alzare bandiere e l'onore ai caduti, persone che sono morte per la nostra libertà, per la nostra pace, per la nostra Costituzione. Sono coinvolte tutte le istituzioni e le autorità civili e militari, ma anche l'ANPI, con la presenza di Carlo Manenti, è importantissima per noi. Celebrarlo con determinazione, celebrarlo anche con serenità, significa anche cominciare a creare una grande saldatura con le giovani generazioni. Saldatura che però ha bisogno di esempi di rigore e di coerenza per servire bene un territorio. E ho fatto questa scelta di andare in montagna, ma è stata una scelta così all'improvviso. Nessuno mi ha obbligato, non eravamo pagati, dormivamo per terra, in mezzo alla neve, morti di freddo, non avevamo equipaggiamento, non avevamo niente, nessuno ci ha detto grazie, facevamo la fame persino. Non è che siamo andati lì per guadagnare qualche cosa, abbiamo guadagnato niente. E ho corso il rischio sempre di sentirmi dire che magari vado raccontando perché sono pazzo. Per non essere pazzo, allora non mi ha raccontato niente. Anche a Soverato è stato commemorato il giorno della liberazione. Il 25 aprile 2018 si festeggia ancora la liberazione e soprattutto i partigiani sono sempre pronti e sempre vigili e soprattutto sempre indaffarati, direi, perché il presidente dell'ANPI di Soverato, Fausto Pettinato, non dà ascolto a nessuno, sta lavorando per noi e noi lo disturbiamo con il foulard dei partigiani in mano. Presidente,
Viva il 25 aprile! Sì, viva il 25 aprile. 25 aprile 1945, l'alba della democrazia. Chi non ricorda quando Pertini lanciò l'insurrezione quella mattina a Milano? Quelle parole che chiamava il popolo alla rivolta e alla scesa in campo per cacciare i nazisti e dare l'ultimatum a rendersi o perire, molto difficile non ricordare queste cose. Presidente, ma se allora era l'alba della democrazia, con quello che sta succedendo nella politica italiana ancora non siamo arrivati a mezzogiorno. Ma noi siamo in campo come ANPI proprio per questo, che l'ANPI in questi ultimi anni è cresciuta, con tanti giovani che hanno aderito, hanno preso la tessera dell'ANPI e partecipano, proprio perché, guarda caso, ricorre anche il 70° della Costituzione, e chiediamo con forza che la nostra Costituzione venga attuata, perché la nostra Costituzione è una Costituzione di solidarietà, di uguaglianza e di democrazia. Quindi no ai fascismi, agli rigurgiti nazisti, no ai muri in Europa, sì alla pace. E voi oggi, come ANPI Soverato, presidiate il lungomare qui con tanti ragazzi. Cosa faranno quei ragazzi delle scuole? I ragazzi saranno fantastici, io vi inviterò poi a registrarli, perché suoneranno le canzoni naturalmente dei partigiani, i canti partigiani. Sono volontari, ragazzi molto vicini all'ANPI, alcuni sono delle scuole medie che quest'anno abbiamo fatto un lavoro bellissimo con tantissimi incontri, a partire dalla Shoah, alla Costituzione, alla Resistenza, e quindi sono ragazzi che vengono tranquillamente, volontariamente a esibirsi e cantare le canzoni partigiane, e noi li ringraziamo naturalmente perché sono ragazzi meravigliosi. Voglio che scenda luce gentile, più cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. E come gli altri verso gli inferno, te ne vedi triste come chi deve, il fatto ti sfugge in faccia la mia. Ma ti viene bene adesso, lascia che il vento ti faccia un po' di sole, e porti in battaglia ti porti la voce, perché nella notte ti porti la voce. Ma tu non ti stia un po' passato, e le stagioni a passo di me, ed arrivasse a portare la frontiera, e quindi nella nostra opera di disturbo vediamo qui chi è più partigiano di uno che si scrive sulla maglia partigiani sempre. Cosa succede oggi il 25 aprile? È ancora attuale o si tratta di una solita minestra? No, non è mai stata una solita minestra, semplicemente perché è una giornata che richiama valori fondanti del nostro modo d'essere in quanto cittadini democratici e repubblicani. Viviamo un periodo in cui questa ricorrenza non è, diciamo, assunta a livello di coscienza civica, politica e sociale, e come tale questo provoca tutta una precarietà di ideali e di valori che in qualche modo compromettono la stessa essenza dei principi e dei valori costituzionali. Non deve essere una mera ricorrenza, deve essere una rivitalizzazione di quella che è l'eredità morale, politica e anche, diciamo, etica della nostra Costituzione. Ma soprattutto è una manifestazione di sinistra, ma c'è la manifestazione ma non c'è più la sinistra. Questo è il grande equivoco italiano. Questa festa, questa ricorrenza, se voi guardate le bandiere dell'Ampi sono sul tricolore. Il tricolore è una bandiera dell'unità nazionale. Così come la dichiarazione, così come la festa di indipendenza negli Stati Uniti è una festa celebrata da repubblicani e da democratici, questa dovrebbe essere una ricorrenza per tutti i cittadini, ma anche apolidi, anche stranieri, che si trovano sul nostro territorio, a prescindere dall'orientamento politico. E allora noi andiamo a festeggiare e buon 25 aprile. Buon 25 aprile, ora e sempre Resistenza. Grazie. Carlo Manente, Catanzaro, 5 aprile 1924, atleta. Quando si trattò di scegliere se rispondere alla chiamata dalle armi intima dal comando fascista o fare altro, non ebbe esitazioni. Fu il parroco della chiesa locale a darmi la parola d'ordine per potermi presentare ai partigiani a Montalto. Feci conoscenza con tutti. Erano al comando di Achille Barilatti. Inizialmente ci fu un po' di diffidenza,
Non erano sicuri di questo ragazzo del sud arrivato a Tolentino a combattere i fascisti. Tutto fu superato, nacquero delle amicizie durante fu tra mille difficoltà un periodo importante della mia vita. L'esperienza fu tragica e dolorosa per i noti fatti conosciuti come l'eccidio di Montalto, 32 persone fucilate dai nazifascisti. Io sono uno dei 5 sopravvissuti. Non puoi dimenticare la tragedia, le vite spezzate. Non riesco ancora oggi a dimenticare la ferocia dei nazisti e ancora di più quella dei fascisti. Da alcuni anni, coinvolto dall'ampi di Catanzaro, mi sono rimesso a marciare. Una marcia lenta, fatta di parole. Con i miei 88 anni parlo ai giovani soprattutto di cosa è stato il fascismo e di come abbiamo riconquistato la libertà. Fatevi avanti, ripetete sempre, con la stessa determinazione dei partigiani. Però i veri protagonisti di questa manifestazione che andiamo a scoprire sono loro, i ragazzi delle scuole. Vediamo, lo sai, mi volevo imparare una canzone, però non riesco a ricordare le parole. Iniziava Carina Ciao, no, forse ho sbagliato. Bella Ciao. Tu come ti chiami? Itan Bartolozzi. E che stai facendo? Oggi che giorno è? 25 aprile. E che si festeggia? La festa dei partigiani, cioè la festa della liberazione. E allora la cantiamo un pezzettino piccolo di questa bella ciao? No. E allora sentiamo, eccola, abbiamo anche una signorina che ha detto che la cantiamo. Eccole, gioiose e festose. E ti sei offerta volontaria? Sì, una brava partigiana. Questa mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Bravissima, tu ti chiami? Maria Teresa. Classe? Prima. Della Ugo Foscolo? Sì. Grazie Maria Teresa. E l'ultima, non poteva mancare, la professoressa Siciliano, la vera anima di queste manifestazioni. Sono tutti partigiani, da 10 anni in su. I miei alunni sono tutti partigiani. È importante educare i ragazzi ai valori della resistenza. Devono capire quanti sacrifici hanno fatto i partigiani. Devono conoscere la storia, devono avere memoria storica per poter apprezzare quello che noi abbiamo adesso. Perché spesso i giovani danno per scontato molte cose, le danno per scontate, quindi è bene educarli proprio alla memoria storica e quindi oggi la loro presenza, perché sarà una presenza massiccia, vuole testimoniare proprio questo. Hanno fatto dei cartelloni dove hanno scritto le loro riflessioni e poi leggeranno riflessione anche le lettere dei condannati a morte della resistenza. E quando questi ragazzi diventeranno classe dirigente tra una trentina o 40 anni, faranno una bella alleanza di governo con la Lega? Non penso proprio. La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, un partigiano. Grazie.
E adesso la cronaca, beni per 30 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro con il supporto della CICO di Roma, coordinati dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e dagli aggiunti Vincenzo Luberto e Vincenzo Capomolla. Il provvedimento è stato emesso a carico di Antonio Saraco di Badolato, coinvolto nell'operazione Itaca Freeboat che nel 2013 portò all'arresto di 25 presunti affiliati alla cosca Gallace e Gallelli, operante sulla fascia del Basso Ionio catanzarese. Saraco è accusato di estorsione e di intestazione fittizia di beni. Dalle indagini della finanza è poi emersa una sproporzione tra il rilevante capitale riconducibile a lui e i redditi dichiarati. Tra i beni sequestrati c'è un complesso turistico alberghiero a Badolato, una villa lussuosa a Roma, due società con sede a Roma, una delle quali gestisce in affitto. È un prestigioso villaggio turistico a Parghelia, Vibo Valentia, magazzini, negozi e appartamenti. Sempre cronaca, 17 persone sono state arrestate tra Crotone e Verona dalla Guardia di Finanza, che ha anche eseguito un sequestro preventivo di beni per un equivalente del valore di 12 milioni di euro, con 118 mezzi sequestrati e 3 società sottoposte ad amministrazione giudiziaria. L'operazione, denominata Ciclope, ha permesso di smantellare un'associazione operante nel settore delle frodi fiscali e del riciclaggio. Gli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Crotone hanno quantificato in 5.600.000 euro la somma sottratta al fisco fra IRES, IVA ed IRAP. All'operazione, che ha visto impegnati i finanzieri del Nucleo di Crotone e della compagnia di Soave nel Veronese, nei comuni di Cutro, Isola di Caporizzuto, Crotone, Rocca di Neto, Belfiore e Cologna Veneti in provincia di Verona, 5 le persone portate in carcere e 12 quelle ai domiciliari. Ancora cronache, i carabinieri hanno arrestato a Petilla Policastro un meccanico di 43 anni di cui non sono state rese note le generalità, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della moglie. I militari della compagnia di Petilla hanno sorpreso l'uomo mentre aggrediva la moglie dopo averla colpita ripetutamente con un bastone nel corso di una lite nata per futili motivi, causando le lesioni per le quali la donna ha dovuto farsi medicare dal personale sanitario intervenuto sul posto. L'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in un luogo diverso dal proprio domicilio. Un allevamento con 51 capi di bestiame è stato posto sotto sequestro sanitario con ordinanza del sindaco del comune di Arena nelle preserre vibonesi. Il provvedimento, che ha interessato ovini e caprini, è scattato al termine di un controllo del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Vibo Valentia nei confronti di un allevatore di Soriano Calabro trovato con gli animali privi di codice aziendale e marca auricolare di identificazione. Da qui il sequestro e la nomina quale custode giudiziario dello stesso proprietario dell'allevamento. Senza l'autorizzazione dell'ASP è stato fatto divieto di qualsiasi spostamento degli animali. E adesso cambiamo completamente argomento. In una sala del complesso monumentale della San Giovanni di Catanzaro è stata inaugurata la sesta edizione del Master Universitario di primo livello in gestione dell'infortunio nell'atleta. Vediamo. In una sala del complesso monumentale del San Giovanni di Catanzaro è stata inaugurata la sesta edizione del Master Universitario di primo livello in gestione dell'infortunio nell'atleta. Vi prendono parte giovani laureati in fisioterapia e scienze motorie che prima si interfacciano con professionisti del mondo medico sportivo e tecnico, poi faranno un tirocinio pratico direttamente presso alcune tra le maggiori società sportive sul territorio regionale per seguire le tappe di recupero post-infortunio degli atleti. La gestione dell'atleta infortunato, come cambia Serie A, Serie B e Serie C? Ma cambia poco, insomma, è una gestione di un atleta che va recuperato nei tempi giusti, nei modi giusti, per evitare che ci siano delle ricadute. Almeno questo è il mio modo di gestire queste situazioni. La tecnologia è andata avanti, gli studi, tanti ragazzi che si approcciano a questo mestiere, questo non può che far bene. Assolutamente sì, più competenze ci sono nel mondo del calcio e meglio è proprio per il mondo del calcio. Questo recupero degli atleti infortunati è uguale in tutti gli sport e in tutte le categorie?
Allora, uguale no, però ci sono differenze minime se consideriamo l'aspetto globale. Per noi un atleta è un atleta, è un infortunio muscolare, è un infortunio muscolare. Poi le differenze possono essere sulle modalità di infortunio o sulla sede dell'infortunio, però il protocollo di recupero e di restituzione all'attività sportiva, al gesto tecnico specifico, può essere del tutto sovrapponibile se viene fatto in sinergia tra le varie figure dello staff sanitario, quindi il medico che deve fare una diagnosi corretta, il fisioterapista che deve fare un percorso riabilitativo adeguato per consegnare questo atleta nelle mani del preparatore che a sua volta, in accordo col fisioterapista, deve implementare l'attività motoria, l'attività di recupero muscolare, va bene, fino a riportare a quelli che erano i livelli pre-infortunio. Cosa si aspettano e cosa ricevono i partecipanti a questo master che state espletando qui al San Giovanni? Ecco, questa è la cosa più importante, questo non è un master teorico. Sì, ci sono naturalmente delle lezioni frontali, sono necessarie per fare un approfondimento, ma chi partecipa al master è già un professionista, ha una laurea, ha già studiato, alcuni concetti sono già definiti. C'è bisogno di approfondirli, poi per il resto bisogna lavorare sul campo. Ecco, il bello di questo master secondo me è che i ragazzi hanno la possibilità di andare nelle squadre, di lavorare al fianco con gli staff sanitari di squadre anche di un certo livello, di varie attività sportive, per esempio anche nel tennis avranno modo di incontrare degli atleti agonisti che fanno agonismo nel tennis, sono qualificati, e quindi acquisire le conoscenze direttamente di quello che si fa, dei protocolli che veramente vengono applicati sugli atleti che purtroppo si infortuneranno. Ma come è cambiato questo ruolo del preparatore atletico nell'ultimo decennio? Guardi, nel corso dell'ultimo decennio moltissimo, anche perché stiamo basando il lavoro molto sulla prevenzione. Infatti col professore Amendolia facciamo dei protocolli preventivi proprio per evitare infortuni e infiammazioni future durante il corso sia della preparazione che del campionato. Quindi il tema del centrale è la prevenzione dell'infortunio proprio. Vantaggi e problematiche di fare questo mestiere, di questa professione nell'ambito della pallavolo e della pallavolo di elite? Vantaggi sono che lavorando con atleti professionisti sono disposti a lavorare in qualsiasi momento, mattina e pomeriggio, anche perché gli allenamenti sono di mattina e di pomeriggio, quindi la mole di lavoro è molto più grande, diciamo, va? E gli svantaggi sono che ci sono molte più problematiche, perché dà affaticamento proprio per l'allenamento, per il doppio allenamento giornaliero. L'approccio alla professione, questi ragazzi molto formati fanno un master, qual è l'importanza di questo momento di confronto e di preparazione? Guardi, il confronto è con chi sta lavorando già sul campo, è un master molto importante che porta veramente sul lavoro, sui campi sportivi, nei palazzetti, quindi è la pratica vera e propria, non solo teoria ma la pratica vera e propria. C'è una sottovalutazione di base da parte della società nell'approccio con l'infortunio dell'atleta al momento di pianificare la struttura medico a disposizione della stessa società? Adesso direi che le cose un po' stanno cambiando a mio modo di vedere, perché le società si rendono conto di avere a che fare con dei capitali, innanzitutto gli atleti sono dei capitali di vario valore a seconda della categoria, ma comunque dei grossi capitali che vanno gestiti al meglio, perché una loro mancanza, una loro assenza dettata da un infortunio chiaramente determina molto in termini sia economici sia di possibilità di classifica. Quindi è necessario ed è fondamentale avere una struttura delle cui capacità bene o male ci si possa fidare per poter dare delle risposte più altamente qualificate, comunque le migliori possibili per quanto riguarda persone che sono contrattualizzate alla società stessa. Quindi ritengo che le cose stiano cambiando e le società si stanno rendendo conto proprio di questo. C'è un'apertura del mondo del calcio, delle società anche a ciò che è tutta alla competenza sanitaria, nel senso che si stanno avvicinando molto all'aspetto sanitario proprio per capire meglio quest'ambito. Bene, era questa l'ultima nota del nostro TG, come sempre grazie di averci preferito, buon proseguimento con la programmazione sulla nostra rete. Arrivederci.